Signori, 5, 4, 3, 2, 1. Nona camminata rosa. Taglio del nastro. Certe emozioni vanno vissute, raccontarle a volte non rende l'idea e rischia di sminuirle. La camminata rosa, giunta alla nona edizione, è un momento fortissimo dedicato alla speranza, al ricordo, alla condivisione, alla lotta contro il tumore al seno, che nel 2020 appartiene al 30% delle neoplasie maligne. Il creatore di The Power of Pink e il primario della Breast Unit del Moscati, Carlo Iannacci, insieme a Amos, Amdos e Noin Rosa, molto più di un medico, un uomo vero che si dedica senza limiti alle sue pazienti. Sicuramente, vista la giornata e visto soprattutto il numero di persone che ci stanno oggi, veramente una giornata particolarmente sentita e molto partecipata, quindi per noi questo è il momento più importante dell'anno e che racchiude un po' tutto il significato del lavoro che facciamo sui territori e ci dà forza per continuare ad andare avanti. Da Mercogliano fino al Duomo, con una tappa significativa davanti al centro per l'autismo per chiederne la riapertura, un fiume rosa di 10.000 donne, ma anche uomini, bambini, persino cani, che hanno voluto esserci nel ricordo di chi non c'è più, come Silvana Ianuario, presidente dell'Amdos Avellino, alla quale la camminata è stata dedicata, ricordata dal marito Peppino Silvestri. Quello che ha suggerito questo messaggio è lei, Silvana Ianuario, e io grazie alla sua forza sto qua, perché lei aveva una grande forza, una grande energia, ma anche una grande disponibilità verso il campo. Ci sono tante autorità, ci sono tanti sindaci, da quello di Mercogliano Vittorio D'Alessio a quello di Montefalcione, il presidente anche dell'Avellino Angelo Antonio D'Agostino, fino a quello di Pietrelcina Salvatore Mazzone, che partecipa per la prima volta insieme alla Croce di San Pio. E quando poi l'assessore Marianna Mazza, che rappresenta Avellino vista l'assenza di Gianluca Festa, parla, la lacrima di commozione scappa davvero a tutti. La camminata, che è un po' al di là di quello che può significare, per me rappresenta qualcosa di più, perché io, dottore Iannacci, sono stata colpita da questo lato. La camminata che rappresenta la speranza che il tumore si può guarire, allo stesso tempo ovviamente il coraggio di quelle donne che stanno facendo questo percorso e che sicuramente ce la faranno. All'arrivo al Corso Vittorio Emanuele, ecco l'esibizione degli sbandieratori di Altavilla che incantano e i balli continuano accompagnati dalla voce di Giuseppe Gioia Saveriano. Dalle scale del Duomo è impressionante osservare tutto dall'alto. In chiesa poi cala il silenzio fino agli applausi che risuonano forti quando i palloncini rosa salgono verso l'alto, quasi a ricongiungere cielo e terra.